Buonasera e grazie di essere intervenuti così numerosi. Ovviamente il merito è di questa persona qui accanto a me, non so se lo conoscete, Marco Vichi, il professore scrittore, e siamo qui per parlare dell'ultimo lavoro, Ombre. Però in via preliminare volevo ringraziare l'amica Rossella Valdecchi, artista di Pistoia ma in tutto il mondo, che ci ha messo a disposizione una delle sue opere, che è legata al tema della violenza sulle donne, se non vado errato, e quindi la ringraziamo veramente per aver dato anche lei il suo contributo come gli riesce meglio, veramente. Grazie, Rossella. Bene, una premessa. Marco è molto rigoroso, e cioè non si può parlare molto della trama, molto, quasi niente, perché si rovina, giustamente dice lui, la soddisfazione al lettore per scoprire quello che c'è dentro il libro. E in questo libro, sinceramente, di cose da scoprire ce ne sono tante. Allora, innanzitutto, come molti voi sapranno di già, non c'è bordelli in questo libro, perché Marco, come già fatto in altri romanzi, si è avventurato in altre strade con nuovi personaggi, e è una storia veramente 400 pagine, ma veramente appassionante, una storia molto forte, con tanti aspetti, anche se si vuole crudi in certi momenti, però di un coinvolgimento non comune, che è proprio solo di certi scrittori, diciamocelo sinceramente. Ecco, io direi di iniziare subito con Marco, perché siamo qui per sentire lui. Ecco, e a Marco chiedo ovviamente come è nato Ombre. Buonasera, ho un po' di tosse, ormai spengo il microfono, ho tossito. Buonasera, grazie, siamo tantissimi, l'ultima volta eravamo meno, perché c'era tutto il problema, ma c'è ancora, insomma, speriamo di no. Come è nato Ombre? Noi ne abbiamo già parlato, perché siamo stati al TVL. L'inizio di questa storia, per chi ha letto il libro capisce che cosa intendo, c'è un momento di svolta subito nelle prime pagine, mi è venuto in mente tantissimi anni fa. Forse addirittura una decina di anni fa, ma questa storia, questo inizio, questo primo momento, questa domanda: se succedesse che uno apre un romanzo è rimasta lì, è rimasta in frigorifero per tanti anni. Tutte le volte che ci pensavo, cercavo di fare un passo avanti e non riuscivo a trovare qualcosa che mi facesse venire voglia davvero di scrivere questa storia. Quest'estate, invece, sempre durante una camminata, si sono aperte le porte. Mi è venuto un desiderio feroce di scrivere questa storia. Dal momento che si sono aperte queste porte, mi sono arrivate tantissimi frammenti, momenti diversi, prendevo degli appunti sgangherati, ma è diventato un enorme contenitore dove c'è finito un sacco di roba, pezzi di vita, immaginazioni, ricordi, paure, speranze, tutto quello che mi circondava è andato a finire, questo è diventato una specie di imbuto dove c'è finito tutto quello che avevo probabilmente accumulato anche negli ultimi anni, scrivendo la serie di bordelli, che è una degli ultimi due o tre romanzi, sono quelli del commissario, che mi diverto tantissimo a scrivere, mi piace tantissimo, ma ha un suo binario, un suo scenario fisso, no? All'interno del quale mi muovo. Invece questo è un romanzo libero, senza nessuno schema, diciamo, seriale, e lì c'è finito tutto. È stata un'esperienza fortissima per me, interessante, anche se
anche se non l'avessi pubblicato, sarebbe stato un momento veramente importante della mia vita, questo specchio che è stato questo romanzo e tutto quello che c'è finito dentro, per me è stato importante. Poi c'è ovviamente la soddisfazione di pubblicarlo e che venga letto, ma anche fermandosi solo alla scrittura per me sarebbe stato sufficiente a farmi ritenere, come dire, soddisfatto di quello che era accaduto dentro di me. Allora, innanzitutto volevo ringraziare anche Mario Monfardini, perché questo incontro è registrato e poi sarà possibile rivederlo sui social dell'Associazione Giallo Pistoia. Come diceva Marco, noi siamo riusciti alla registrazione della trasmissione, che andrà in onda, per chi è interessato, sabato sera alle 23:30. E ora passo la parola a Giuseppe Berti. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, così è anche numerosi. E questa sera parlare di Marco Vigni è abbastanza, sarebbe scontato, ormai lo conosciamo da anni, però vedo sempre una grande presa, e la presa non è mai legata poi a un singolo personaggio o professionale. E l'autore che racconta qualcosa è alla base di tutto. E anche quindi vedete voi, anche chi arriva in televisione, non è il discorso della televisione in sé, perché Maigret può rappresentare Cino Cervi, che pesava 100 kg, lo può rappresentare Mr. Bean, ne pesa 50, ma Maigret rimane sempre Maigret. Quindi su questo è quindi lo scrittore. Quindi se è anche vero che forse la maggior notorietà è più facile parlare di Borbelli o di altro, ma quello che conta poi sono le idee e come vengono raccontate. E oggi fortunatamente non si parla più di scrittura di genere, ma si parla di scrittura in generale, di racconti. E può venire anche in mente, quindi, allo scrittore di raccontare un qualcosa che probabilmente è legato alla sua esigenza propria di dare vita a questi personaggi, ma sono anche personaggi che urgono, che reclamano di uscire. E in questo caso la storia poi non diciamo altro secondo gli ordini, la storia è quella di alcuni personaggi che a un certo momento si raccontano o si trovano a raccontare, e passato e presente. E noi siamo convinti che il passato, non dico non ci riguardi più, però non conta più nulla, ma probabilmente non è così. Il passato rimane vivo, fa parte di noi, è il nostro patrimonio, e su questo passato poi si può costruire tante cose. Questo è quello un po' che avviene in questa storia. Poi sul titolo lui dirà le sue, io potrei dire ombra del passato, ombra del presente, lui dà un'altra definizione, però tutto sommato quello che conta è avere un qualcosa da raccontare che è rimasto di noi, che non è tutto sommato, non è un diario in questo caso, il diario è una cosa ancora più personale, è un qualcosa che può riguardare tutti. Quindi leggerete un libro dove sarete stimolati, oltre la storia che viene narrata e che è stimolante per se stessa, ma sarete anche stimolati un po' a muovere il vostro io in un modo o in un altro. Ecco, te dici l'urgenza era dentro di te, ma l'urgenza è legata, qui abbiamo due personaggi base, un uomo e una donna, che conosciamo da quando sono bambini poi. Ecco, è un qualcosa, ha ispirato qualcosa, o proprio sono creature che sono nate nell'immaginazione tua, che a cui te poi hai dato voce e hai dato modo di esprimersi? Allora, mi è sempre difficile raccontare come nasce un romanzo e come va avanti. C'è un sistema che non è quello che uso io, che è di farsi un progetto, una scaletta, di sapere già tutto, no? Quello che
accadrà nel romanzo e poi si scrive. Ecco, io non l'ho mai fatto e mi toglierei il grandissimo piacere della sorpresa, della scoperta. Io mi affido con fiducia all'inizio che mi viene a cercare, dopodiché tutto il romanzo lo scopro strada facendo. È umano immaginare anche, no? Gettare l'occhio più avanti, cercare di capire, di organizzare qualcosa, ma in realtà poi la storia, quando prende piede, va un po' per conto suo, cioè sono io che devo stargli dietro, seguirla e farmi portare dove vuole andare. Tantissimi momenti, forse i più importanti a livello narrativo di questo romanzo, sono arrivati all'improvviso, quando io non me l'aspettavo, non sapevo, cioè è come se andando avanti, arrivato a quel punto del sentiero, ecco che mi appare qualcosa che 100 metri prima non potevo vedere perché era troppo lontano. Questo è un po' quello che è accaduto. Qua c'è stata una... quest'urgenza è stata proprio... avevo una voglia di scrivere ancora più. Io mi diverto tantissimo e sempre di più, diciamo, così, più cresco, diciamo, usiamo questo verbo, e più mi diverto a scrivere. Qui è stato il divertimento, per me è nel senso più bello, cioè è una sensazione di dare quasi un senso alla vita, ecco. Di farmi portare altrove, a osservare, cioè vado lontano attraverso il romanzo che poi serve anche a osservare dentro, a esplorare quello che sono io. Attraverso la scrittura riesco a, come dire, guardare certe cose sia dentro di me che fuori, che non riuscirei a fare in nessun altro modo. Cioè, il pensiero non è la stessa cosa, la scrittura costringe a un'attenzione diversa, è come guardare qualcosa e poi osservarla al microscopio, ecco, entri dentro la natura delle cose, la composizione delle cose in modo completamente diverso. E niente, questo, come dicevo prima, è diventato davvero un contenitore che chiamava tantissime cose da fuori, residui che non potevano andare nel commissario, cioè tutto quello che è stato veramente lasciato lungo la strada nella scrittura del commissario. Sono contento, di qualcuno mi ha detto poco fa, io a me piace moltissimo Bordelli, però insomma, mi è piaciuto tantissimo questo, questo lo aggiungo. A volte sento dire, ah no, se non c'è Bordelli non lo leggo. Ecco, io questa cosa mi fa venire un po' nervoso. Cioè, se ti piace la scrittura, se ti piace il commissario, vuol dire che ti piace la scrittura, poi c'è la storia, però è il modo, lo sguardo sulle cose, quello come procede la storia. La penna è la stessa, per cui un po' di fiducia la vorrei. Del resto è un po', se no, la prigione in cui cascano grandi attori, che è forse il personale, cioè, sempre chiave, sembra che non esista nient'altro di fuori di quanto è in quel personaggio. Invece grandi attori ce l'hanno dimostrato e possono avere ruoli e posti diversi dove esprimersi. Ecco, però ci sono stati anche scrittori con cui condivido questo cruccio, uno fra tutti Simenon, per cui sono in buona compagnia. Senti Marco, ma Giuseppe l'ha solo accennato, chi sono i protagonisti di Ombre, per quello che ci puoi dire? No, non parlerò, no. Diciamo, cerco di girarci intorno, è sempre per chi lo vuole leggere, no? Per rispettare le sorprese. Per chi lo vuole leggere. Allora, il protagonista apparente è un uomo, si chiama Luigi, ha una casa editrice a Firenze, casa editrice
di libri d'arte per banche e fondazioni. La vera protagonista invece è una donna, e non dirò chi è perché è una, se non sveno qualcosa. Comunque, ecco, in realtà c'è un protagonista maschio che in realtà tiene nelle sue mani la vera protagonista, che è una donna. Questo di più non dico. Ecco, è un'altra domanda, però è sui luoghi, su cui qualcosa di più puoi dire. Sì. Ci siamo allenati. Allora, si svolge, questo lo posso dire, si svolge, tra l'altro, è stato un caso anche quello, ma io quando scrivo un romanzo metto sempre le date, con, poi dopo le tolgo, poi va avanti da sé. Però si svolge dal 9 di luglio al 9 agosto del 2022, l'anno appena passato, e si svolge tra Firenze e Marina di Massa, e sono in una città sono nato, e nell'altra città ci ho vissuto d'estate per 20 anni, forse di più, almeno 4 mesi all'anno, perché era la mia seconda patria, diciamo così, e che l'ho vista dolorosamente trasformare. Quando ero bambino, quella parte di mondo, sto parlando di Marina di Massa, era un luogo meraviglioso e selvaggio, adesso è una colata di cemento. Vabbè. Succede, il mondo cambia. E ecco, questi sono i due luoghi dove si svolge questa storia che è stata. Diversi anni fa due scrittori francesi, Marchac e Poirot, scrissero un romanzo. Il romanzo era la donna che visse due volte, poi Hitchcock che l'ha portata nel cinema e l'ha resa ancora più famosa. E perché dico questo? Perché tutto sommato anche lì a un certo momento nascono delle ossessioni. L'ossessione con un zoio, questo ce lo può dire meglio lui, se l'ossessione è di colui che scrive o di coloro che leggono. Perché quando ti creano qualcosa di impossibile, che non dovrebbe avere massimo, ma che nella vita si verifica normalmente, che la vita è poi tutto un andare avanti, un tornare indietro, e uno si chiede perché avvengono certe cose. Ora, noi oggi è ancora più drammatico per me e per Maurizio, perché televisione poi alla fine siamo noi due, lui è quel coso davanti, acceso di lusso, vabbè io non c'ho il microfono e mi dai questo dritto, però non vede nulla, non sente nulla, e tu corri il rischio, visto gli ordini severissimi, ripeto, del nostro ospite, di andare oltre, e uno poi diventi Marzullo proprio, perché tu sei. Quindi abbiamo anche riabilitato Marzullo, perché domani se uno va a presentare ti dicono non devi dire questo, non devi dire questo, ma è facile, sembra facile. Ecco, facciamo per loro. Ecco, ma in questo libro l'ossessione conta qualcosa o no? O non c'è nulla di ossessivo, è semplicemente un fluire di eventi. Perché un parolone. Cerco di capire. Allora, non lo so, io sono una persona ossessiva, questo è vero, sono da sempre, ho qualche mia ossessione, in questa storia non mi pare che sia dominata da un'ossessione, c'è un avvenimento che chiama il finto protagonista, il maschio, a dedicarsi a qualcosa senza poterne fare a meno, ma non è un'ossessione, c'è un motivo preciso, come faccio a dirvelo? No, per cui, però la mia vera ossessione è la scrittura, ritorno sempre lì, è un'ossessione divertentissima, è un disturbo, diciamo, un disturbo mentale, si è verificato quando ero bambino e che ancora non mi lascia, anzi peggiora, ecco,
questa cosa peggiora sempre di più, ma io mi diverto tanto. È bene stare nel proprio mondo, se ci si sta bene, è un po' come il Monaco Nero, non so se avete letto Chekhov, il famoso racconto del Monaco Nero. E quella roba lì, se lo leggete capite cosa vuol dire vivere in un mondo fuori dal mondo, ma piacevole quando uno ci sta bene. Con Leonardo Gori a volte parlando ci diciamo appunto, succede che sembra che il mondo della scrittura, i momenti della scrittura siano più reali, più forti della vita normale, cioè la vita normale è una pausa tra un momento di scrittura e un altro, in cui una parte della nostra mente è sempre proiettata lì, sempre a pensare a quello, sempre difficile da allontanare, ecco, e con la sensazione che quella sia veramente la vita, la parte della vita, la strada della vita più importante di quella cosiddetta reale. Poi se c'è uno psichiatra che vuole intervenire, io sono qua. Ecco, da tempo si è aperto un dibattito, no, su quello che è oggi il romanzo giallo. Qui c'è una grande avventura, dei misteri, però c'è anche tanta vita di tutti i giorni, tante problematiche di tutti i giorni, drammatiche, affetti, amicizia. Anche te, mi pare, sei sulla linea di avere, e Bordelli ci richiama anche in questo, usare il giallo però quasi come un incidente di percorso. In realtà si parla della vita, delle relazioni umane. Allora, quando si parla di suspense, di mistero, di cose da scoprire, qualunque romanzo avvincente, anche se è un romanzo che parla solo d'amore, è così. Cioè, se leggete la storia di una donna che vive un amore scombinato, volete sapere come andrà, come non andrà, e quello è un modo, no? Cioè, se rimanete attaccati alla pagina per capire, quella è una suspense, per capire come andrà, come vivrà quella cosa, no? Vi confrontate, vi specchiate, vi identificate, soffrite e gioite insieme al personaggio. Poi qualunque romanzo ha la sua parte di domande, no? Cioè di come andrà a finire, se non c'è questo non lo leggi. Ci sono romanzi che non hanno trama quasi, no? Cioè non è che hanno una trama, quando parlo di trama parlo della drammaturgia shakespeariana, no? Con un conflitto, l'apice, la risoluzione, che è solo semplicemente seguire la vita di un personaggio, la vita interiore, sentimentale, quotidiana di un personaggio, perché ti tengono incollati alla pagina. Me ne vengono in mente due, ad esempio, no? Chiedi alla Polvere di John Fante la trama, qual è? Un ragazzo che fa il cameriere a Los Angeles e che vuole fare lo scrittore, si innamora una messicana, ma questo non se lo fida, questa sarebbe la trama, sarebbe una trama, non è una trama, però è meraviglioso vedere come lui procede durante le giornate. La stessa impressione me l'ha data Tre camerate di Remarque. Cioè non c'è una trama lì, parla di sentimenti, amori, bevute, di cose. Sono 500 pagine di meraviglia assoluta, perché la sa raccontare, la sa guardare, e ogni momento viene raccontato in un modo che diventa universale, che rivela sempre qualcosa in più. Questa è secondo me, la potenza della scrittura. Se c'è un commissario o non c'è, ma chi se ne importa, nel senso, a me non è fondamentale, a me interessa che la storia abbia una sua forza e che mi apra uno sguardo su qualcosa che prima non vedevo, capito? Questa è la situazione. Pensate appunto a
più grande poliziesco del mondo, che è Delitto e Castigo, non c'è neanche da sapere chi ha ucciso, perché lo vediamo in diretta mentre uccide, però è un viaggio attraverso la psicologia di un personaggio che vive una tragedia interiore, che non voleva uccidere, e si trova in un vortice di sentimenti, emozioni, di sensi di colpa che ci prendono per la gola e ci trascinano. Marco sa scrivere e sa prendere chi legge. Ha avuto la fortuna anche di seguirlo anche nella sua veste di giornalista, le inchieste ha fatto sulle chiese di Firenze, altre cose. Il secondista, di illustratore. E, però alle volte la fortuna di un libro lo fanno anche sia il titolo che le copertine. Quindi ecco, se ci fosse qualcosa, da Ombre se ne è parlato un po' anche oggi, può sembrare un titolo ovunque, ma forse non è, perché rispecchia un po' anche questo senso di mistero. E bellissima è la copertina, io la vedo di qui, se la fa vedere Maurizio di Federilla il vino ci arriva. Allora, sì. Aspettavo di scavalcare questa. Allora, intanto volevo dire questa cosa sul giornalista, io non voglio rubare il mestiere a nessuno, non sono un giornalista, ma quando il quotidiano era il Corriere della Sera di Firenze, mi ha chiesto di fare il Corriere Fiorentino, non ci lavoro più, mi sono dimenticato il nome, quando mi chiese di fare una sorta di ricerca nelle comunità religiose di Firenze, io lì per lì ero un po' titubante, poi invece mi sono lanciato in questa avventura intervistando, guardando tutte le funzioni di tutte le confessioni religiose, intervistando gli officianti e raccontando un po' la storia del luogo, e l'ho fatto in modo narrativo, ho raccontato una storia, cioè proprio in prima persona vado lì, faccio questo, sento questo, osservo, guardo intorno, l'ho fatto in modo molto, molto narrativo, che è quella mia, la cifra che mi interessa e che mi coinvolge di più. Allora, detto questo, Ombre viene da un titolo più lungo che poi è stato tagliuzzato fino a lasciare l'unica parola giusta per questo. C'è stato anche un momento era Ombre del passato, poi alla fine hai detto ma perché Ombre, lasciamo Ombre, si svolge adesso, c'entra il passato, ma in realtà queste ombre che comportano ovviamente anche la luce da cui si può produrre l'ombra è praticamente la parola giusta, la parola chiave. Quando poi ho dovuto fare il progetto editoriale di un libro comincia 5, 6, 7 mesi prima dell'uscita in libreria e si comincia ad avere la copertina diversi mesi prima, parecchi mesi prima. Quando l'ho scritto molto in fretta questo romanzo, per cui quando c'era bisogno della copertina il romanzo era a pagina 50. Io avevo già quella direzione, ma non sapevo tutto quello che accadeva. Ho parlato con Giancarlo Caligaris, il disegnatore che fa tutte le copertine, e gli ho detto, senti, io non ti voglio dire nulla, ma non ti posso dire nulla, perché ancora non so moltissimo. Ti posso dire che la protagonista è una donna che c'entra molto il passato, il risveglio del passato. E dice, vabbè, mi faccio bastare queste cose, poi chiude il telefono e comincia a pensare, no? Che anche diciamo, le sue copertine cominciano molto da tanti, tanti pensieri. A un certo punto lui guarda fuori dalla finestra e sta in un appartamento che è all'interno di un palazzo del 500 a Genova, dove c'è un grande atrio di pietra con vari portoni. Guarda nel portone davanti alla sua finestra,
illuminato dal sole dall'alto parzialmente, vede uscire una ragazza che ha e vede prima le gambe illuminate, poi piano piano emerge da questo androne buio. C'aveva la copertina, ha detto, stavo cercando la copertina che era di fronte a casa mia, mi ha mandato subito uno schizzo e ho detto, meravigliosa, l'aspetto con la definitiva, questo è come è andato. Allora, io nella lettura mi ha fatto, in certi momenti ho vissuto, non so se anche voi capita a volte di vedere dei film dove vi medesimate nel protagonista, e vedi fare certe cose e mi viene spontaneo, no, non lo fare, stai attento, ma perché fai questo? In questo libro mi è successa la stessa cosa, cioè via via che la storia va avanti ti prende sempre di più e quindi è un vivere veramente accanto al protagonista, che è quello che tu hai vissuto. Allora, intanto dopo tanto cinema, io sono sempre stato, fin da bambino, un appassionato di cinema, di film. Appena ho potuto uscire di casa da solo, diciamo 10-11 anni, io andavo al cinema una o due volte tutti i giorni. Prendevo la bicicletta e avevo quattro cinema abbastanza vicini a casa mia, non vicinissimi, insomma, raggiungibili, e io andavo a vedere uno, due film al giorno, più la sera quello del lunedì sul primo canale nazionale si chiamava, il mercoledì sul secondo, e tutto l'Odissea, Promessi Sposi, cioè tutti gli sceneggiati meravigliosi che passavano in televisione, ero assetato di storie. Mi sono reso conto dopo, cioè per me era normale di vivere di cinema. E quando scrivo, io prima vedo la scena come se fosse un film, dopo la scrivo, ma prima la devo vedere, cioè me la vedo come un film. È sorprendente come questo mi accada leggendo autori dell'Ottocento, quando la televisione non c'era. C'era il teatro, ma era ben altra cosa, per cui anche loro probabilmente immaginavano la scena, perché per descrivere una scena la devi vedere, questa è una cosa. Ma è vero che questa terza persona mi ha fatto vedere le cose dall'alto, no? Come anche il commissario, no? È una sorta di finta terza persona, perché alla fine tutto viene visto dagli occhi del protagonista. E sì, ho provato esattamente la stessa cosa, poi è finito anche dentro il romanzo questa cosa in un certo momento, e l'idea di essere talmente coinvolto dalla storia da cercare di allungare una mano e entrare nel romanzo. Io ovviamente, come tutti penso, siccome si è sentito parlare del commissario Bordelli, però mi viene da dirgli, il commissario Bordelli che fine fa adesso? Sentiva arrivare. Il commissario Bordelli sta bene, li saluta e sta per arrivare con un romanzo a giugno, spero a giugno, ma e ci sarà ancora diverso dagli altri. Io spero che tutti i romanzi abbiano qualcosa di diverso, e questo sarà ancora, avrà ancora, ecco, anche dentro quel romanzo c'è una storia che questa me la voglio, non vi voglio raccontare la storia, vi voglio raccontare la genesi di questa storia. C'è tre o quattro romanzi fa, a un certo punto, alle solite cene di Bordelli, lui comincia a raccontare una storia. E dice, sai, un mio amico tanti anni fa è sparito, 20 anni fa, e il nome non è sparito, ma prima di sparire mi ha raccontato questa storia.
Poi a un certo punto smette e dice: no, ma non è vero, me lo volevo inventare, ma non mi è riuscito, come fanno a volte le mamme, no, che raccontano i bambini, loro ci riescono, invece i bordelli non ce la fanno. E cambia storia, racconta un'altra storia. Mentre in realtà era una storia vera. Lui ci ripensa, anzi succede una cosa per cui è costretto a ripensare a quello che questa persona scomparsa gli aveva raccontato, e io pensavo che fosse una storiella da 5 pagine, 10 pagine, e mi è partita una cosa tipo ombre, cioè a un certo punto mi sono trovato dentro una storia che non finiva più, che mi ha trascinato dentro una cosa perché io non sapevo minimamente che gestire, non so come dire, solo gli stavo dietro attraverso la scrittura, è venuta fuori questa storia piuttosto lunga dentro quella storia. Ero affascinato da questa storia, che è come se non l'avessi scritta, è come se l'avessi davvero letta. Io l'ho solo fatto dattilografo e la storia si è infilata dentro questo romanzo. Ora sto scrivendo tutte le altre parti del romanzo, me lo rileggerò e spero mi faccia lo stesso effetto, perché lì per lì è stato veramente bellissimo come esperienza di grazia. Marco, a parte Bordelli, stai lavorando su qualche cos'altro anche? Allora, ci sono altre uscite durante l'anno, una è un fumetto, graphic novel si chiama, ora, insomma, un fumetto di un raccolto che si chiama Reparto Macelleria, non so chi di voi l'ha letto, che era contenuto in una raccolta di 4 racconti che si chiama Perché Dollari, dove c'era un bordellino e poi altri 3 racconti, non del commissario. E poi una raccolta di racconti invece più lunga, di racconti brevi e lunghi, questo credo verso Natale. E poi c'è a fine febbraio la riedizione ampiamente riveduta e corretta di un romanzo che è uscito per Einaudi con il titolo di Vladimiri, che uscirà invece per Guanda, completamente rivisto, una copertina bellissima, sempre di Giancarlo Caligaris, alla fine di febbraio, si chiamerà Vite rubate, che racconta le nuove schiavitù, cioè racconta, l'abbiamo scritta a 4 mani, seguendo ognuno, come dire, indipendentemente, 2 personaggi che vivono questa esperienza tremenda, sono 2 personaggi che poi si incontrano alla fine del romanzo. Schiavitù in un mondo occidentale, in un paese civile dove non ci dovrebbe essere, invece c'è. Questo è il romanzo, un breve romanzo ma molto doloroso. In questo romanzo, se vogliamo, abbiamo, si parte da un'indagine. Quanto devi nella scrittura proprio? Come regola di impostazione, e quindi anche un libro un po' magari più, diciamo, etereo, diciamo proprio più di dove bisogna proprio anche sapessero immaginare per entrare poi in quello che vuol dire. Quanto devi a Bordelli? Allora, questa me l'ha già fatta TV, la ritrovate lì. Allora, alla successione dei vari romanzi devo che, scrivendone uno in più, spero di aver imparato sempre a camminare meglio che del romanzo precedente, e maturare, cioè crescere, avere più esperienza per cercare di raccontare al meglio una storia. Ma non c'entra nulla l'esperienza relativa al commissario con questo, è solo una questione di scrittura, esperienza di scrittura, che è,
che non finisce mai, è veramente. Io non sento di essere, come dire, ecco, ora scrivo così, va bene così. No, io ogni volta dico, quello che ho fatto finora mi deve apparire immaturo, ecco, cioè nel senso, devo sentire che ho fatto, che ho fatto dei passi avanti, mi piace quello, mi piace, come nella vita, insomma, uno spera sempre di essere, no? Di migliorare, di imparare, di non ripetere gli errori, ecco, uguale nella scrittura. Ah, ecco, guardavo, li vedevo tutti con gli occhi da solo, non capire. Marco, ancora una cosa, poi ci si avvia alla chiusura, quindi se qualcuno vuole fare qualche domanda, vedo già che qualcuno scalpita. Volevo solo chiederti questo, tu hai parlato di questo lavoro con il fumetto, ecco, com'è stato il rapporto tra te e il disegnatore? C'è un'intesa, sono venute fuori delle idee insieme, i personaggi come sono nati? Allora, è nato tutto per caso. Questa è una disegnatrice, l'ho conosciuta a Macena, mi ha detto io sto facendo disegni per il reparto macelleria, un racconto mi ha colpito molto e sto facendo disegni, io lo porto in fondo per me, anche se non avrà nessuno sbocco, non mi interessa, mi ha preso questa storia, lo voglio disegnare. Io ho detto guarda, sono contento, grazie, ma mandamela quando è finita, così vediamo che succede. È arrivato, a me sono piaciuti, l'ho mandato a Guanda, Guanda ha detto ci piace e lo pubblichiamo. Questo è stato, ma io non saprei da che parte cominciare a fare la sceneggiatura per un momento, cosa omettere, cosa tagliare, quale inquadratura fare, quale disegno scegliere per raccontare quella pagina. Cioè, ha fatto tutto lei, dall'inizio alla fine. Io non ho fatto assolutamente niente, se non guardarlo e dire sì, mi piace. Questo meno male, perché ognuno ha il suo mestiere, mentre altri fumetti nascono con lo sceneggiatore e il disegnatore che lavorano insieme. Uno fa la sceneggiatura e l'altro fa i disegni, invece lei fa tutto da sé. Bene, a questo punto se qualcuno vuole intervenire, fare qualche domanda. Diana, vuoi chiedere qualcosa? Alza voce, anche per via della diretta, il sacrificio. La domanda è questa, prima un'osservazione, cioè io trovo che la tua scrittura è sempre stata bella, però è cresciuta molto la sensibilità tua negli ultimi romanzi. Questo è una lettura vincente e tu ci racconti di ombre molto cupe, però illuminate da una luce che è fatta sia da sentimenti che ne fanno lo scenario e anche dal mare. E questo in tre parole l'ho spiegato alla Rossella quando si è parlato di portare il quadro, lei l'ha colto subito e secondo me rende bene quell'immagine lì. Però la mia curiosità è un'altra. Noi siamo abituati che dentro bordelli ci stanno tante storie perché si fa la scena e ognuno tu riporti storie. Questa volta tu hai scritto tre romanzi in uno, cioè uno dentro l'altro, ma come hai fatto? Non saprei. Allora, hai accennato una cosa che a me fa molto piacere, che mi hanno detto tante altre lettrici, mi arrivano delle mail, che questo è un romanzo pieno di sofferenze, di dolore, di tragedie, ma io ne sono uscita leggera, no? Ne sono uscita con qualcosa di positivo. Questo a me fa un piacere enorme, perché è un romanzo che ha dei momenti di grande pesantezza che non appesantiscono, vuol dire che sono riuscito a raccontarlo con leggerezza, diciamo così, tra virgolette. E questo per me è bellissimo. Oppure una mi ha detto, secondo me lei è una donna, e
questo è un altro complimento enorme, cioè di raccontare il mondo femminile dall'interno. Dice anche di come hai fatto, che ne so, io ho scritto un romanzo, poi quello che è successo è tutto lì, dentro. Però non a scrivere per insieme? Ah, non lo so, questo, cioè, la storia è quella, per cui io mi sono messo lì, l'ho scritto, ero un po' ipnotizzato, non lo so, non c'ero. Qualche altra cosa? Senza svelare nulla, eh? No, io non l'ho ancora letto. Ah, perfetto, allora. È tuttora ombra da vedere. Ma la cosa che mi incuriosisce, come mi incuriosisce sempre, che mi intriga, che mi fa veramente emozionare, è questo grande amore per Dostoevskij, che è un po' anche la mia passione. Credo che sia uno degli autori da una parte molto letti, da una parte molto criticati, da una parte molto copiati, da una parte molto studiati, però che in effetti, cioè, ci sarebbe veramente da riprenderlo in mano passo dopo passo. Ecco, la cosa che mi incuriosisce molto è che è tantissimo attuale, cioè questo autore veramente è un grande un mito, ma è un mito che non ha mai avuto paura del giudizio. Cioè, questa è la cosa che mi intriga nei tuoi libri. Tu non hai paura del giudizio, cioè degli altri, perché il fatto anche di scrivere tanto, e mi ci sono confrontata anch'io, e mi ci confronto in continuazione in questo problema, per me è un problema, è la paura di avere il giudizio. Dostoevskij si è sempre buttato, cioè si è sempre buttato, nel senso ha sempre osato, al di là del tempo, al di là dell'epoca, al di là della storia. Io stamattina sentivo questa critica interessante dai tre su Umberto Eco e sul Il nome della rosa. Fu veramente un capisaldo del giallo storico, Il nome della rosa, e ancora sta vendendo tantissimo. Quindi questo studiare, cercare, capire, documentarsi, non aver paura della critica, credo che sia una tua caratteristica, quindi è un complimento che ti voglio fare perché ti sono veramente vicina in questo. Grazie, lo aggiungo a tutte le altre cose che scopro sui miei romanzi, no? Molte volte ho dei commenti e io dico, non lo sapevo, mi fa piacere questa cosa. Se ti do questa sensazione mi piace tantissimo. No? Riguardo a Dostoevskij, io lo considero insieme a tanti altri scrittori dell'Ottocento russo, e poi Bulgakov nel Novecento, la mia base, io mi sono formato con loro, cioè quello che poi ho, che è partito, diciamo che si è infilato nella mia scrittura, che continua a esserci, è quella lezione lì, cioè quello che ho imparato lì. Poi ho letto tantissime altre cose, ma sono un lettore appassionatissimo di letteratura, ma loro li considero veramente i miei maestri. E il fatto che uno li ritenga attuali è perché sono universali, cioè anche Omero è attuale perché è universale. Quando arrivi a diventare universale, il tempo ci fa un baffo, cioè non a me, dico a loro, no. Non esiste il tempo, cioè scavalcano i secoli così con grande facilità. Ancora qualche intervento? E se è così, dunque i libri, quelli pochi che c'è, non so se ne è rimasta ancora Diana, non so se ne è rimasta ancora altri di libri qui disponibili. Ce n'è uno solo, quindi non salire euro, uno. Va bene, quindi comunque
facilmente reperibile in tutte le librerie anche qui nella nostra città. Allora a questo punto, se non c'è nessun altro, io direi Marco è ancora qui, per cui se qualcuno lo vuole avvicinare, vuole farsi due chiacchiere, purtroppo la dedica non sarà possibile, qualcuno l'ha già avuta. Ebbene, noi vi ringraziamo di essere stati qui con noi, e grazie ancora e grazie a Marco che ci ha ancora deliziato con le sue opere. Buonasera a tutti.